Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e finalmente arrivo anche io con questo piccolissimo unboxing di GTA 5. Per vari motivi che ho detto anche sulla mia pagina di Facebook, sia economici che forse non mi sono capito col tipo del game, insomma, non ho potuto prendere la collectorona, ma ho preso la Special Edition, ho risparmiato un po', quindi ovviamente la mia telecamera di merda, come mi è già stato detto, non mette a fuoco. Anche se c'è scritto messa a fuoco automatica. Vabbè, messa a fuoco automatica di sto cazzo. Vediamo un po' cosa. Cos'è sto coso? Bene, qui abbiamo la mappa di Los Santos. E la usiamo come sfondicino. Ok, la prossima spesa sarà una telecamera con i controcazzi. Voglio provare a usare la GoPro, anche se vediamo un po' se riesco a inquadrare tutto. Ecco qua. Poi, qui abbiamo il pacchetto della Special Edition. E qui abbiamo il gioco con la Steelbook. Vediamo di aprire sta stupida cartaccia qua, che faccio sempre una fatica poi a toglierla. Sentite il casino. Voilà. Eccoci qua con la steelbookina di. Vabbè. Molto semplice, non è la collectorona bella enorme, però. Il gioco. Qua ci sarà una retrocopertina. Col super mega libretto. Un'altra mappa. E vabbè, il retrocopertina si presenta in questo modo. Adesso non so se è il software per Windows 8 64 bit che fa lo stronzo o se è proprio la telecamera che fa cagare, ma se io faccio lo zoom. Voilà. C'ha lo zoom digitale. Vabbè, niente, questa qua è la mia copia di GTA 5 e partirò, penso, già a fare qualche gameplay, anche se ce ne sono già tanti, quindi vabbè. E vedete qua che sfoca veramente di brutto. Sta puttana. Molto strano, molto bizzarro, molto bizzarro. E in teoria dovrebbe fare il fuoco automatico, ma non lo fa, vedete? Boh. Vabbè, chi se ne fotte. Ciao a tutti ragazzi.